Una È bella vero o storia, no? sì. È vero, mi ricordo che quando andavamo a inciderla, beh, è una storia un po' complessa, già cioè, se non trovo a raccontare, un po' di coglione, ma diciamo, quando andai da Mimmo Locasciuti nel suo studio, c'era Francesco, Ricordi? no, come, e cominciarono a diciamo, arrangiare la canzone, io non riuscii a cantare all'inizio perché ero commosso, io ho due mostri sacri che stanno, era il 95, che stanno lavorando per me, mi stanno facendo debuttare diciamo con la musica, per me è una cosa nuova, insomma, nel bagaglio di un artista ci vuole anche la musica, anche la danza, certo, però mai pensavo, dico, qui purtroppo in Italia viviamo in categorie, chi fa teatro, chi fa cinema, chi canta, chi, invece no, un artista deve avere nel bagaglio tanta roba, insomma, io veramente dentro di me lo covavo questa cosa, e per cui alla fine poi provai a farla, ma la canzone è bella, sì, che poi parla del nostro mestiere, insomma, in qualche modo. E piansi, piansi, poi alla fine poi ci riuscì a farla. Signore e signori, stasera Grazie. Alessandro Aro canterà, vedrai, vedrai. La so, però non so se perché non la sa, facciamo tutto sto casino, poi non la sa. Quindi che cazzo gliela faccio andare a fare? Vedrai, vedrai, la sa. Quindi facciamo comunque la presentazione della valigia d'attore perché è bella. Poi però fai vedere. Vai, se non avevo neanche provato oggi. Ma abbassi le luci per favore, perché lui, essendo teatrale, Ma vuole un no, po' di luce. ma Ecco, teatro, sì. vuole le luci teatrali, ti piace di più, vero? Amore. Quando la sera me ne torno a casa. No, Non è pensavo fosse la valigia di dell'attore. Ma allora aspetta. parlare.